gratuita partecipazione alla presentazione del libro Noi gli uomini di Falcone del generale Angiolo Pellegrini. Generale, la prima domanda è d'obbligo. Il sottotitolo del suo libro è La guerra che ci impedirono di vincere. È tutto un programma questo sottotitolo. Certo, è tutto un programma perché nel libro ricordo tutto il lavoro che è stato fatto per vincere la più grande battaglia nei confronti della criminalità organizzata. Intendo parlare del maxi processo contro la mafia, la prima volta che si svolgeva un processo nei confronti dell'organizzazione mafiosa come unitaria, come costituita in modo piramidale, mentre molti fino a quel punto lo negavano. E poi devo purtroppo constatare che vennero prese alcune iniziative, magari alcune in buona fede, alcune in mala fede, che ci impedirono di portare avanti questo progetto. Oggi è stata anche scoperta la targa di intitolazione di una strada del comune di Casapesenna, la strada della scuola elementare. Lei nel suo intervento si è rivolto proprio ai giovani, ha detto non rassegnatevi e soprattutto non chinate la testa. Ma io mi rivolgo sempre ai giovani in quanto ho la possibilità, in occasione di presentazione del libro, chiedo sempre se è possibile parlare ai giovani nelle scuole, perché io ritengo che sono i giovani che dovranno liberarci da questo fenomeno e, come dicevo stasera, i giovani quando avranno raggiunto i 18 anni avranno in mano uno strumento importantissimo che è quella matita con cui durante le elezioni si fa la croce e che questa croce venga fatta sempre nei confronti di persone per bene, persone oneste. Non è facile rispondere a questa domanda in modo flash. Lei è stato uno dei più stretti collaboratori di Falcone. Come si può definire in una parola, in una frase, Giovanni Falcone? Giovanni Falcone era un uomo di un'assoluta onestà intellettuale, nel senso che Falcone faceva il magistrato, faceva il giudice, esaminava le prove, allora era giudice istruttore, quindi a lui pervenivano i fascicoli dalla procura, raccoglieva le prove, esaminava le prove, ma aveva anche il coraggio di prosciogliere le persone sul conto delle quali non riteneva ci fossero prove sufficienti per il rinvio a giudizio. E questo è importantissimo e questo deve essere preso ad esempio da tutti i magistrati. Si è anche complimentato con l'amministrazione comunale del sindaco De Rosa dicendo andate avanti. Certo, la strada che hanno intrapresa è interessante, è bella, questo fatto di intestare una via a Giovanni Falcone è importantissimo, come diceva prima la via proprio per cui si accede alla scuola elementare è estremamente importante, so che sono state fatte altri incontri di legalità, proseguire così perché ai giovani non bisogna somministrare una conferenza una volta l'anno, ma continuamente bisogna parlare dell'esigenza che la legalità prevalga nei confronti dell'illegalità.